Buondì fioi, buondì tose o buonasera fioi, buonasera tose, dipende da che ora guarderai il video. Come andiamo? Spero ben. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con... Bentornati su Stene Channel e benvenuti a Stene Live in versione on the road. Sì, perché come potete vedere non sono nel mio studio, non sono nella mia postazione consueta. Chiedo scusa a tutti i miei utenti perché vi avevo promesso che vi avrei fatto oggi una live, però ho detto aspetta, prima che mi chiudono il canale per torpiloquio è meglio che registro il video, prendo un attimino insomma il respiro, ragiono un attimo sulle cose che devo esternare e quindi poi riesco un attimino ecco a controllare il tutto prima di cominciare appunto la mia disanima. L'ho sentito, esatto, ed è un super fantastic in realtà, perché il canale ha superato i 4030 iscritti e per me è un traguardo enorme. Vi ringrazio sentitamente di cuore e mi state dimostrando veramente tanta vicinanza. Le live ancora non vanno benissimo, però per carità di Dio, cioè non mi lamento, non sono nessuno e quindi è anche giusto insomma che normale che magari ecco le live tentennino un pochino. Comunque ringrazio chi ci partecipa, ci mancherebbe altro, mi piacerebbe ecco un attimino allargare il numero di amici con cui si interagisce nel corso delle stesse. Di cosa parlo oggi? Beh, l'avete già capito dal video. Comunque volevo fare i complimenti al sistema. Complimenti perché l'ennesima ingiustizia è stata fatta. Ditemi voi se il nostro bel paese si può definire tale anche a livello legislativo. Come si fa? Come si fa? Come si fa a negare all'evidenza, come si fa a fare giustizia in questo modo? Dopo stupiamoci che la gente si allontana dagli stadi, stupiamoci che non ci sono imprenditori che non vogliono più investire nel mondo del calcio, per ingrassare chi? Questa gente che invece di tutelare anche una piccola cenerentola come il Cerignola invece deve portare avanti questo sistema marcio. Sono mesi, anni che ci propinano una serie di cazzate che poi alla fine non portano a nulla e che ti fanno rendere conto che comunque il mondo del calcio è sempre in preda, anzi è sempre in mano ai soliti squali, ai soliti imprenditori del boh, ai soliti amici degli amici. E che fiducia si può avere nei confronti delle istituzioni quando la nostra legislazione fa acqua da tutte le parti, quando anche di fronte all'evidenza si trova sempre un pertugio per inculare chi sta subendo un torto. Incredibile quello che è successo. Ed era già tutto previsto. Già dal momento in cui non sono arrivate risposte di manovre che non hanno senso di esserci state. Sto ancora aspettando, sono video che sto aspettando che qualcuno mi faccia capire, mi dia una spiegazione logica sul perché la Paganese sta disputando un campionato di Serie C quando non aveva diritto di essere iscritta. Sto ancora cercando di capire una cosa che ho scoperto recentemente, ovvero perché al Teramo è stata concessa una proroga sui lavori dello stadio. Sono state date varie licenze, eccetera, che poi si viene a scoprire che tante licenze ancora, ci sono alcuni sodalizi che non le hanno proprio, e al Cerignola non è stata data la possibilità di emigrare su un altro impianto e di cominciare degnamente una Serie C
a spese ovviamente sostenute, perché lo spostarsi da una sede all'altra comporta un investimento economico da parte di una società. Invece di puntare il dito su un impianto che tra l'altro è stato tirato a lucido e che è veramente, penso, un impianto, una struttura, uno degli stadi più all'avanguardia, non dico del sud, ma insomma della provincia in cui è insito il Cerignola. Che schifo, veramente. Oggi il messaggio che viene lanciato comunque è che anche se hai ragione te la prendi nel culo col sabbione, che le favole, le belle situazioni che ti può creare lo sport, i sogni, vengono infranti da coloro che invece dovrebbero garantire che tu hai la possibilità eventualmente di goderti un sogno. Sogno che il Cerignola ha conquistato sul campo, meritatamente, e che, ripeto, grazie a coloro che dovevano garantire una corretta, una limpida, una serena gestione della burocrazia della Serie C, hanno invece frantumato. Potrei andare avanti per ore. Tanto, alla fine cosa cambia? Cambia niente. Faccio fatica veramente a trovare le parole, faccio anche fatica, insomma, a trattenere la rabbia. Ce l'ho io, figuriamoci come possono essere a livello di sclero duro i tifosi stessi, l'amico Savino, l'amico Nicola, lo stesso sindaco Franco Metta, il presidente Greco che ha investito e si trova in mano così un pugno di mosche. Vabbè ragazzi, cosa vi devo dire? Ingiustizia è fatta, dai. Io penso che comunque l'unico sistema per metterlo nelle culatte a questo sistema marcio è vincere il campionato. Sarà difficile, probabilmente poi il Cerignola adesso sarà aspettato al varco, perché me la vedo già certe scene, certi rigori al 90esimo inesistenti contro il Cerignola, certi gol annullati, dai, le sappiamo tutte certe dinamiche, come nascono e come muoiono. Però penso che il Cerignola debba essere più forte di tutto questo. Ha dimostrato già di aver vinto la sua battaglia, perché di fronte a qualsiasi accusa, qualsiasi pseudo defezione da parte del sodalizio gianoblu, ci sono state delle risposte chiare, limpide, sono stati presentati documenti certificati validi alla mano, e mi viene tranquillamente da dire che adesso come adesso il Cerignola sia una delle compagini di tutta la Serie D dalle quali prendere esempio a livello di gestione societaria, perché manto erboso a norma, stadio a norma, conti a posto, fideiussione a posto, ecco, poco male, tornerà indietro sta fideiussione, saranno soldi probabilmente da investire quest'anno, perché non penso proprio che insomma si tengano lì fermi una fideiussione inerente appunto alla Serie C, visto che il Cerignola non ci può stare in Serie C. Cosa si devono anche tenere? La segno circolare della fideiussione, sti fenomeni, per carità. Io veramente faccio un grosso in bocca al lupo al Cerignola, tiferò il Cerignola, perché non supportarla per me significherebbe essere un ipocrita. Grazie anche al Cerignola sono un pochino più conosciuto nel web, e io mi sento di dover comunque continuare a dare a qualcosa al Cerignola come il Cerignola lo ha dato a me. E quindi da oggi dico forza Cerignola, vi seguirò, settimanalmente farò un video sul Cerignola. So, non è un contributo chissà
chissà di che spessore, altisonante, però mi sembra doveroso, una questione di rispetto, soprattutto per gli amici di Cerignola, per il presidente Nicola Grieco, che un giorno spero di conoscere, perché veramente rappresenta uno di quei pochi uomini nel calcio, tutti di un pezzo, che parlano, lavorano a testa bassa e cercano di risolvere i problemi, e li hanno risolti, solo che dopo, di fronte agli onnipotenti, purtroppo anche chi fa tutto a regola d'arte se la deve prendere nel culo con la vaselina, a suo discapito proprio. Un grande, grande applauso va al sindaco di Cerignola, dottor Franco Metta, personaggio assurdo sotto certi punti di vista, ma assurdo nel senso buono. A me ricorda tantissimo Garrison, l'aiutante di Aran Benjo, che col suo stile british, la sua flemma, la sua calma, comunque risolveva tutte le magagnette ad Aran Benjo prima dei combattimenti. E quindi anche il sindaco ha fatto veramente la sua parte, e io, se fossi un cerignolese, spero di averlo detto giusto, cerignolano, vabbè, comunque, se fossi un abitante di Cerignola, ma un posterino, me lo metterei in camera di questo sindaco, che è veramente un personaggio incredibile, piace da morire. Anzi, iscrivetevi sulla sua pagina Facebook, perché merita. Proprio è un sindaco moderno, un Garrison degli anni 2000, quindi un abbraccio forte va appunto a Garrison Franco Metta. Che dire, Fioi? Forza e coraggio, che presto vi è maggio. E chissà che questo giro la classifica parli solo e unicamente giallo-blu, che riusciate a vincere il vostro girone. Non sarà facile, assolutamente, però avete dimostrato che nella vita nulla è impossibile, e quindi, visto che comunque è stata costruita veramente una compagine competitiva che può tenere testa a chiunque in questo lungo campionato di Serie D, sono convinto che la compagine giallo-blu dirà la sua fino all'ultima giornata. Ovviamente consci del fatto che ogni domenica giocherete sempre in inferiorità numerica, e ci siamo capiti. Direi che posso concludere qui, non mi voglio dilungare più di tanto. Avevo già snasato qualcosa, perché comunque anche quando arrivavano tutti sti comunicati del tipo la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di rinviare la partita Audace Fidelis Andria al giorno, domani se non erro ci sarà anche una partita di Coppa Italia, però nessuno ha mai aggiunto nel caso viene rinviata tal giorno, nel caso il Cerignola perda il ricorso al TAR. In realtà era scritto tra parentesi e c'erano comunque i famosi sottotitoli invisibili, e chi doveva leggerli sapeva benissimo che il Cerignola non avrebbe vinto il ricorso. Fa male pensare di vivere una realtà così schifosa, ma non mi riferisco solo al mondo del calcio, mi riferisco proprio in generale. Non c'è giustizia qua nel nostro paese, e con questa sentenza hanno perso tutti, dal primo all'ultimo. La vedo dura. Io penso che adesso, ok, sti vecchi saggi dei palazzi hanno vinto la loro ennesima battaglia, perché la guerra non si vince così. Questi, secondo me, sono atti di vigliaccheria, atti di abuso di potere incredibili. La rabbia veramente è tanta, perché io mi sono veramente rotto i coglioni delle ingiustizie. Penso che tanti altri siano della mia stessa opinione. Ma cosa ci si può fare? Se chi deve tutelare i nostri diritti è il primo
a fottersene. Fa male. Fa male, fa molto 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 male. Vorrei che veramente si riflettesse anche di fronte alle mie parole, al di là della situazione sportiva che è orribile, alla quale appunto nessuno sta ricevendo risposta. Ma proprio un discorso in generale, si può andare avanti così? Dove vige l'ingiustizia e viene negato un diritto di fronte a una giustizia che tutti riescono a vedere e che comunque chi dovrebbe confermarla la stravolge? Questa è l'Italia, ragazzi. Mio povero nonno aveva ragione, fatta la legge, trovata l'inganno. Fa male tutto quanto, fa molto molto male, sono triste, penso che questo sia uno dei video più tristi che abbia mai registrato, proprio perché mi è caduto un po' tutto. È caduto un po' tutto e sinceramente speravo in un colpo di coda della giustizia, ma invece questa parola nella nostra penisola, nella nostra bellissima penisola, perché un paese come l'Italia non esiste da nessun'altra parte. Comunque, questa parola non esiste più, la parola giustizia è scomparsa. Allora, veramente, torniamo ai tempi del Medioevo, dei dinosauri, che forse è meglio. Che almeno lì chi era il più forte vinceva, ma per meriti, non per conoscenze, amicizie, magheggi, tricche, ballacche, cammellate. Vabbè. Bene, Fioi. Direi che per oggi il video si può concludere qui. Torniamo a trabacchiare, come si dice, ciabacchiare. Insomma, torniamo a lavorare. E quindi, anzi, aspetta, devo dire alla Veneta. Andiamo a lavorare, che sei meglio. Per cui, niente. Rinnovando un grosso, grosso, forte abbraccio a tutti gli amici di Cerignola. E ricordandovi che da adesso in poi settimanalmente ci sarà un appuntamento fisso dedicato all'audace, per cui cosa dirvi? Come sempre, ve voglio ben, steme ben, se vediamo al prossimo video o alla prossima live.